Professor Fazi, cosa sappiamo della variante Omicron? La variante Omicron è una variante e fa parte del gruppo VOC, variante di preoccupazione. Cioè quel tipo di variante come Alfa, Beta e anche Delta, ad esempio, che in pratica hanno oggettivamente insistito in una maniera considerevole e hanno poi dato un numero di casi di Covid-19 elevato. Questa variante fino a qualche giorno fa veniva denominata nuova variante sudafricana e poi gli hanno affibbiato la solita lettera dell'alfabeto greco. E che cosa si sa? Si sa molto, ma non si sa tutto. Si sa che ha un numero di mutazioni sulla proteina S molto molto elevata. E questa situazione ovviamente fa sì che riesca ad essere performante ed riesca probabilmente a bucare in maniera più importante i vaccini, però dati sicuri non ne abbiamo. Bisogna aspettare sicuramente, io penso almeno un mese, per vedere cosa succede nel nostro paese, anche in Europa e nel mondo, e quindi capire se questa variante può effettivamente sostituire Delta, anche se io penso che Delta sia più performante ancora di Omicron. Quindi non si sa se questa variante è più pericolosa per la salute umana rispetto alla Delta. No, al momento no, che al momento però. Il problema è che abbiamo pochi casi in Europa, poi in Europa in molti dei casi si è trattato di soggetti vaccinati, quindi comunque in una qualche maniera un po' coperti, diciamo. E i dati che comunque vengono da Sudafrica non sono dati definitivi, comunque su numeri importanti. Adesso io non lo so se ci sono problemi sia di natura scientifica che di natura politica, perché insomma non è mai conveniente per una nazione, uno Stato, dire che un microrganismo si è formato all'interno, diciamo, della collettività di quello Stato e ha generato comunque parecchi problemi. Sappiamo che è il dio denaro che in pratica decide le sorti del mondo, e quindi sappiamo che ovviamente se dai un allarme è naturale che si possono creare degli embarghi, i rapporti commerciali vengono meno e quindi si hanno dei problemi di natura sociopolitica. Quindi io mi affido invece a quello che dice la scienza, però al momento molti dati purtroppo scientifici seri non ce ne sono. Ma questa variante è in grado di bucare i vaccini? Allora, anche Delta riesce a bucare i vaccini, però in una percentuale piuttosto contenuta. Sembra che riesca anche questa variante Omicron, però in quale percentuale? Al momento non lo sappiamo. Speriamo che comunque il vaccinato riesca, se non in tutto, in parte ad essere protetto anche da Omicron. Professore, si va verso il Natale. Molti sindaci hanno deciso di usare le mascherine all'aperto. Lei è d'accordo? Io purtroppo perché si tratta di un'ennesima, come si dice, stretta di vite e di riduzione, tra virgolette, della libertà del cittadino, perché insomma essere obbligati a portare la mascherina, ci siamo un po' abituati in questi 2 anni, però sappiamo che la mascherina è scomoda e comunque portarla sempre oggettivamente dà fastidio. Però io penso che sia un provvedimento saggio, perché soprattutto in epoca prenatalizia la gente va più in giro, vengono affollate le piazze, le vie, i luoghi pubblici dove speriamo si possa vedere gente che fa shopping, perché c'è anche il lato economico da valutare,
e quindi diciamo che sostanzialmente sono d'accordo nell'obbligo della mascherina all'aperto, perlomeno in queste fasi dell'anno. Ragazzi, andiamoci tutti a vaccinare. Chi non l'ha fatto, non l'ha mai fatto, lo facesse e subito. Il Super Green Pass è un mezzo che è servito ad invogliare le persone al vaccino, tant'è che gli hub vaccinali sono comunque i luoghi deputati alla vaccinazione anti-Covid-19. In questi giorni sono presi d'assalto perché è ovvio che soprattutto i giovani che non si sono mai vaccinati si rendono conto che verrebbero con il Super Green Pass, l'assenza del Super Green Pass, messi ai margini della società civile. Quindi andiamoci a vaccinare. Il vaccino è un vaccino, ormai lo sappiamo, è sicuro, non determina a distanza nessun tipo di problema. Io non vi posso dire che vi sia rischio zero quando si va a fare il vaccino, perché non esiste rischio zero, nemmeno quando si prende una pillola che hai preso, ne so, per il dolore di testa per 40 anni di fila e improvvisamente ti viene uno shock anafilattico, perché è così, cioè, purtroppo può succedere, però il gioco vale la candela, cioè voglio dire. Dobbiamo vaccinarci per noi stessi, per i nostri familiari, ma soprattutto per la collettività. Chi ha un'attività, ad esempio commerciale, si rende conto e si è reso conto a sé spese che questa patologia poi determina anche dei danni di tipo economico, personali e per lo Stato, per la società. Ora, è anche per questo che bisogna vaccinarsi, perché avete visto, basta che uscita fuori la notizia della variante Omicron e tutte le borse del mondo hanno avuto diciamo, un risultato negativo. Cioè l'attuale situazione economica mondiale, soprattutto quella a livello dei paesi occidentali, è molto sensibile a quello che succede e basta una notizia, talora certe volte anche falsa, che determina il crollo delle borse, comunque non dico crollo, ma dei risultati negativi delle borse. E poi però le conseguenze le paghiamo tutti. Quindi andiamoci a vaccinare. Dovrebbero essere vaccinati anche tutti i cittadini del mondo, ma penso che i grandi del mondo stiano prendendo questo tipo di provvedimento. Per quanto riguarda il comportamento, solite cose, lavaggio mani, distanziamento sociale, uso della mascherina, soprattutto in questo periodo, perché in questo periodo è bello andare a fare shopping o comunque incontrarsi anche con degli amici che tornano da lontano sotto Natale. E un altro consiglio, che le belle cene o pranzi natalizi devono essere possibilmente effettuati fra parenti stretti e comunque con un numero limitato di commensali.